La sicurezza stradale è una cosa serissima. Parliamo di vite umane, della pubblica incolumità di chi guida e dei pedoni. Bisogna intervenire molto, ma molto, in tema di viabilità a Taranto, garantendo, ripristinando le condizioni di sicurezza. Ho ricevuto numerosissime segnalazioni per questo caso che sto per esporvi. Mi trovo a Talzano, precisamente in via Mediterraneo, vedete, all'altezza di via San Domenico. Qui le macchine davvero sfrecciano all'inverosimile, è una cosa pazzesca, pazzesca, sembra un autodromo, anche perché non esistono, come dire, degli ostacoli, tra virgolette, strutturali che possano rallentare questa corsa folle, e si verificano incidenti su incidenti su incidenti. Mi raccontano gli abitanti della zona, per esempio quelle villette, queste edifici qui, che hanno letteralmente terrore nell'uscire dalle proprie abitazioni. E la prova provata, visibile, plastica, è quanto accaduto forse neanche un mese fa. Vedete lì in fondo il muro completamente abbattuto. Mi dicevano che il muro, c'era già stato un incidente, una macchina si era schiantata su quel muro il 23 dicembre, ripristinato successivamente il muro, e altro schianto, e vedete i segni del disastro, dell'incidente. Allora, quindi c'è un problema oggettivo, che questo è diventato un autodromo. E voglio proprio dimostrarvi, farvi vedere la pericolosità. Vedete questo tratto? Lì escono, arrivano le macchine da Lama, che vanno a intersecarsi con le macchine, diciamo, le auto che vengono da Taranto. E lì avvengono, soprattutto lì, gli scontri. Macchine da Lama, provenienti da Lama, e macchine provenienti da Taranto. E questo, l'autoscontro. Allora cerchiamo di porre i correttivi. Numero uno, vedete, bisogna ripristinare lo svincolo per Talzano, quindi le macchine che vengono da via Mediterraneo, bisognerebbe, vedete, ripristinare questo svincolo per farle andare di qui. Qui era stato, per favorire evidentemente qualche imprenditore poi fallito, era stato fatto proprio un marciapiede ad hoc. Allora liberiamo quest'area e facciamo sì che da via Mediterraneo, vedete dove stanno le macchine, si possa appunto ripristinare, lo vedete qui? Togliere questo marciapiede, questo tratto, e quindi ripristinare lo svincolo per Talzano. Punto numero uno. Punto numero due. Quella rotatoria, quella rotonda, chiamiamola rotonda, rotatoria, come volete voi, è perfettamente inutile, perché è troppo, ma troppo piccola. Invece, se noi facciamo lo svincolo per Talzano e le macchine quindi defluiscono per Talzano di lì, di qui, ecco, vedete, da via Mediterraneo a qui, allarghiamo, facciamola più grande questa rotatoria, molto più grande, e questo ampliamento della rotatoria rappresenterebbe, come dire, una causa di rallentamento naturale del flusso delle auto. Perché? Perché le macchine trovano tutto libero e sfrecciano. Viceversa, se hai una rotatoria ampia, bella grossa, larga, beh, questo ovviamente, come dire, è un rallentatore naturale, rende meno veloce, meno folle la corsa di qualche folle che, ripeto, ha scambiato questo tratto per una pista di corsa. E quindi in questo modo, con questi correttivi, noi possiamo assicurare in maniera lineare e semplice una sicurezza, perché la sicurezza necessaria, perché, ripeto, quello che io sto dicendo non sono mie così fantasie. Vedete come è ampia il tratto, vedete qua, si sfreccia, e non vi dico poi, soprattutto anche in ore magari in cui
il traffico è minore, quindi ci si sente padroni e si... Quindi, ricapitolando, ripeto i concetti per meglio fissarli, sono gli input che voglio dare all'amministrazione da consigliere comunale, ma da cittadino e da giornalista. Ripristiniamo qui, da qui, lo svincolo per Talzano e ce ne andiamo di qui, togliendo questo tratto che non serve a niente, che serviva solo a favorire qualche imprenditore fallito che già aveva l'attività sua. Quindi ampliamo, facciamo una bella rotatoria grande lì e così le macchine non possono più correre ma rallentano. Insomma, ho cercato di dare dei contributi, è ovvio che poi gli uffici tecnici devono fare la loro parte, proprio lo studio di fattibilità. Certo è che quello che io dico è provato, perché lì quello è il muro del pianto, è il muro del pianto. È la prova provata di come le macchine sfrecciano e poi succedono le tragedie come purtroppo, vedete, quel tratto dimostra e ci fa capire che, ripeto, con la sicurezza non si scherza.